prima di loro facciamo guardare te. Guarda com'è bello, Dossena. Due grossi personaggi, Giampaolo Dossena, giornalista, da oltre 10 anni si occupa specificatamente di gioco e anche autore di numerosi libri, Alex Randolph, un americano che ha scelto come patria di elezione l'Italia e Venezia, che inventa giochi. A voi due volevo chiedere che cosa ne pensate di questa frase che viene riportata nel dépliant pubblicitario di Ludus. Il gioco, un'attività antica quanto la storia dell'uomo, come la storia dell'uomo ricca di potenzialità creativa, capace di creare momenti di distensione indispensabili in ogni equilibrio vitale. Tocca a me? Non la dà? Sì, eccola qua, è la prima. Questa qua. Antica quanto la storia dell'uomo, non lo so perché quando è nato l'uomo io non c'ero. Come la storia dell'uomo ricca di potenzialità creativa. Creativa è una parola verso la quale io nutro profonda diffidenza, perché creare dal nulla è un'attività che viene attribuita solo a Dio in certe religioni. Capace di creare momenti di distensione. E qui cominciamo a intenderci, perché il gioco può essere veramente distensivo. Cioè può servire a scaricare delle energie, però il gioco può servire anche ad accumulare energie, si può voltare la frittata e dire che certi giochi non sono distensivi, ma anzi creano una grande tensione e qui sta il bello. Quindi questa frase l'ha scritta lei? No. Ho fatto male? No. Secondo lei? E che io mi devo mettere gli occhiali per trovare quella famosa frase, che dove? È la prima. Eccola qui. Beh, a me piace contraddire Dossena, uno dei piaceri della vita. Un'attività antica quanto alla storia dell'uomo. Beh, io sono certo di questo, perché sono certo che il gioco fa proprio parte dell'uomo e che senza gioco l'uomo non può esistere. Non credo che ci sia mai stata una civilizzazione senza il gioco. E dunque in questo siamo in disaccordo. Poi, come la storia dell'uomo ricca di potenzialità creativa, capace di creare momenti, come la storia dell'uomo ricca di potenzialità creativa. Potenzialità creativa è il tipo di combinazione di parole che mi danno un grandissimo fastidio, ma che piacciono a certe persone, specialmente della cultura con la C maiuscola. La verità è che non so che cosa sia la potenzialità creativa. Bene, capace di creare momenti di distensione indispensabili in ogni equilibrio vitale. Anche qui la frase, non è che si sia molto entusiasta della frase. In ogni equilibrio vitale non so che cosa vuol dire. Però devo dire che la distensione, nel senso di separazione dalla vita normale, di divertimento, quello sì, senz'altro il gioco è quello. Il gioco è la separazione dalla vita di tutti i giorni. Vuole aggiungere qualcos'altro? No, va benissimo, credo che abbiamo già fatto il discorso. Non vuole discorsi. Ricontrobattere? No. Dica lei adesso una cosa. Cosa devo dire io? Io devo dire che, ma qua mi dilungherei un po' troppo, credo che in questa frase si tiene un pochettino conto di quello che lei ha detto in passato, difatti ero convinto che lei l'avrebbe appoggiato in tutto e per tutto e che Dossena in realtà sarebbe andato molto contro le mie opinioni, forse non è il caso di dirla dopo che voi avete detto le vostre. Ma questo è un gioco che lui e Dio facciamo da tanti anni. E prima c'era un signore che si è presentato in un modo meraviglioso, ha detto: io sono un burattinaio, ecco, e io e lui spesso facciamo finta di darci delle legnate e si sente toc toc. Perfetto, grazie Giampaolo Dossena, grazie Alex Randolph. Allora abbiamo finito, scappiamo, l'uomo va a Venezia.